provinciale, che in crisi è la morale, lo dice oltre il giornale e la TV. Al sesso non c'è un freno, col buco nell'ozono, persino il Mar Tirreno è meno blu. E dunque amore un'evasione, si conviene, son di un'altra dimensione, inventiamo l'occasione, andiamo là. Carnevapoli, Carnevapoli, laddove il vento di maestrale gioca con le vele e fa la trina al mare. Oh, 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 e fa la trina al mare, dove ogni bocca non ti illude, tace ma si schiude solo per baciare. La ridipinti d'arcobaleno, maschera nuova e maschera che fu. Buonasera e benvenuti a Carnevalopoli. Questa sera andremo a scoprire tutte le curiosità dietro le quinte della realizzazione della nuova moda del momento, ovvero il Burla Game, il primo gioco interattivo dedicato al Carnevale di Viareggio, presentato dalla Fondazione Carnevale alcuni giorni fa sui social e sui siti, e andremo a conoscere i realizzatori del Burla Game, ovvero due ragazzi viareggini, due creativi fino all'ennesima potenza, fanno parte dell'immaginario un creative studio di Viareggio, una realtà molto affermata, ma ce lo racconteranno ovviamente loro. Allora ve li vado a presentare subito, sono qua con noi come ospiti d'onore in questa nuova puntata di Carnevalopoli, Francesca Pasquinucci e Davide Giannoni. Eccoli qua. Ed eccoci qua con i ragazzi dell'Immaginarium Creative Studio di Viareggio. Ciao ragazzi, ciao Francesca, ciao Davide. Come state innanzitutto? Bene, bene. Dai, siamo in palla. Tutto bene, vi vedo con delle bellissime felpe a tema. Certo. E stasera ovviamente racconteremo un po' questo progetto che si è catapultato sulla rete, è diventato veramente la moda del momento, ovvero il Burla Game. Bellissimo, bellissimo progetto. Ma io ora voglio chiedervi ovviamente, prima di parlare del Burla Game, di spiegarci che cos'è l'Immaginario un Creative Studio, questa realtà viareggina artistica che avete fondato qualche anno fa e che sta veramente dando delle belle soddisfazioni, devo dire, perché ho visto anche gli ultimi progetti che avete realizzato oltre al Burla Game e sono veramente interessanti. Quindi spiegateci un po' che cos'è l'Immaginario un Creative Studio. Ok, questa è una domanda difficile. Sì, prego. Allora, è uno studio creativo, come dice il nome, che è nato nel 2011, quando in realtà poi ci siamo conosciuti, ci siamo fidanzati e abbiamo deciso subito. No, ci siamo subito conosciuti prima, per delle gaffe. Ci siamo conosciuti nel 2008, però diciamo che nasce nel 2011, ma quando ci siamo conosciuti nel 2008 abbiamo deciso subito di metterci insieme anche lavorativamente. E lui si era diplomato al conservatorio in contrabbasso, nel frattempo studiava software per l'animazione, no? E varie cose nerd. Sì, detta, sì. E invece io mi ero laureata a Pisa in storia del teatro, quindi portavo avanti i miei studi sul teatro e parallelamente anche sulle arti visive. E quindi così abbiamo deciso di mettere insieme le nostre passioni
uniti da poi da una passione importantissima, che è quella per l'opera lirica, e quindi abbiamo iniziato a lavorare per l'opera lirica, a studiare anche quella parte che poi è diventata fondamentale per noi, che è la parte di scenografia sia tradizionale che legata al videomapping. Quindi Immaginarium si occupa di tutto quello che è immagine e lato visivo della musica, quindi musica teatrale per l'opera, ma anche pop quando occorre, quando capita, e orchestra classica. Veramente bello. Infatti stavo guardando un po' i lavori che avete realizzato. Voi ora state lavorando, se non sbaglio, con il Teatro di Pisa, il Teatro Verdi, se non sbaglio. Sì, anche con il Teatro Verdi, collaboriamo con vari teatri, okay. con Como, con Macerata. In tutta Italia, in realtà. Sì. Ci sono realtà bellissime, appunto, come Macerata Opera Festival, il Teatro Sociale di Como. Ma anche con Lucca. Anche Teatro del Giro di Lucca. Cioè, comunque sono tutti teatri che ci hanno poi permesso di esplorare il nostro mondo, cioè di darci delle commissioni che sono creative in se stesse, no? Perché abbiamo creato giochi, abbiamo lavorato con il settore ragazzi. Sì, perché allora una delle particolarità vostre che io ad esempio apprezzo tantissimo è proprio il portare la tecnologia al servizio di quello che è magari l'opera teatrale, che ovviamente è legata più alla classicità, no, del teatro più puro, portare queste innovazioni tecnologiche, e veramente lo fate con un gusto e con una maestria veramente grande. Infatti, come stiamo anche vedendo dalle immagini, avete spaziato su diversi lavori, su diversi fronti. C'è un progetto ancora prima, se non sbaglio, del Creative Studio che vi ha fatto partire un po', no, con questa avventura, se non sbaglio, che è il Boom Art Festival. Vogliamo dire due parole anche su quello, perché io poi ho conosciuto la vostra creatività lì, poi alla fin fine, e sì, vorrei dire due parole anche tutto su lì alla fine. Sì, hai ragione, questo ci segui da tanti anni, Luca, mamma mia. Sì, sono uno stalker io. No, Buart è stata un'esperienza incredibile, sì, è quello che poi ha dato il via, no? Sì, è stato bellissimo, perché la cosa più bella di tutte è stata avere tantissimi ragazzi che facevano sia arte visiva che arte musicale, ragazzi che facevano visual, ragazzi che dipingevano, e era una sorta di factory gigante che in 2-3 giorni, non mi ricordo neanche quanto dura, ma tipo 2-3 giorni si univano insieme, perché magari c'era quello che faceva la band che suonava, incontrava il videomaker, poi facevano dei video, poi magari c'era invece chi faceva il VJ, faceva dei visual live per le band, poi c'è stata una qualsiasi, c'è stata gente che faceva street art con le luci, sono state delle video installazioni, persone che hanno lavorato con visual interattivi col Kinect, ma stiamo parlando del 2011. Erano gli anni. Sì, è durato tre anni. Anni abbiamo ospitato, appunto, laggiù all'auditorium a Torre del Lago circa 300 ragazzi, e il secondo e il terzo anno c'era gente che veniva anche dalla Cina, aveva da tutto il mondo. Un piano più ampio. Poi c'erano gli ospiti, che la modalità di come ti posso dire, di incontri con i ragazzi era interessante, a nostro parere, perché non era che l'ospite veniva, cantava il pezzo e andava via, chi si è visto, ma veniva, che so, Marina Rei, che parlava con i ragazzi di come scriveva i brani, quindi i ragazzi che iniziano a suonare si ritrovavano con delle perle di questi cantanti. Sì, c'era un'interazione molto molto forte, e la cosa bella era che gli ospiti avevano capito questo, quindi venivano quasi apposta, era veramente uno stimolo a entrare in questa dimensione. Esatto.
Esatto, avete sempre tenuto anche questa proprio freschezza, no, giovanile nei vostri progetti, cercando di coinvolgere nuove realtà, nuovi creativi che magari che nascevano in quel momento. Insomma, una bellissima realtà, e bisogna essere anche orgogliosi perché è una realtà viareggina e a noi ci fa veramente piacere. Ma un'altra cosa che volevo dire, voi nel 2018 avete ricevuto un premio, siete stati premiati con il Green Award. Che cos'è il Green Award? È un premio che vi è stato consegnato dall'Istituto Italiano di Creatività di Cultura di Los Angeles. Allora, parlateci un po' di questa premiazione e di quello che ha significato poi per voi anche a livello lavorativo. Certo, questo è stato un, diciamo, una scoperta da parte degli organizzatori di questo premio, perché diciamo hanno visto, loro fanno delle ricerche sia online che tramite teatri, tramite varie cose, fanno delle ricerche e avevano visto in noi in quell'anno qualcosa di diciamo di particolare legato al green, no? Perché in quell'anno lì noi avevamo fatto un museo in Egitto di Rossini, per esempio, con una scenografia completamente riciclata, dove usavamo anche visual, però era, diciamo che avevamo spinto tanto per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Anche poi abbiamo creato dei visual sempre legate alla sostenibilità ambientale, dove si parlava di un concetto dove la balena, il suono della balena in realtà era un grido di disperazione, no? Abbiamo fatto una serie di installazioni e scenografie proprio legate al green, che sono arrivate appunto a queste persone che hanno visto, insomma, qualcosa di interessante da farli rivedere comunque a Los Angeles, dove ci hanno poi commissionato un'installazione in questa villa a Beverly Hills, dove dovevamo parlare della bellezza del pianeta, per dopo noi in realtà siamo partiti con parlare della bellezza del pianeta per poi metterci la mano dell'uomo che in realtà, se continua così, la distrugge questa bellezza, detta spicciola. Sì, quindi siamo andati là alla fine e abbiamo portato questa installazione che ci era stata commissionata. Era sia Istituto Italiano di Cultura che Camera di Commercio della costa Ovest. E quindi è stato anche un incontro con persone che mai ci saremmo sognati, no, di incontrare. C'erano industriali, cioè, comunque c'era tutta una serie di realtà che comunque è difficile incontrare, ecco. Lì si ritrovavano per una specie di summit sulla sostenibilità. Bello, 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 un bel progetto e un premio meritato veramente anche per voi, perché avete sempre e comunque dato un occhio anche a quello che è tutto il green, no? Sì, ma infatti poi lavoro, esatto, di riciclo, di sostenibilità, cioè, no? No, alla fine è diventato poi il tema principale dello studio, cioè anche quando poi si parla di altro, noi cerchiamo sempre di inserire questa tematica. Alla fine tematica. Sì, non lo diciamo, non lo mettiamo esplicitamente all'interno magari, però c'è sempre questo. E infatti, adesso arriviamo al progetto Burla Game, no? Che poi tutti gli appassionati di carnevale si domandano e si chiedono: ma come è nato questo progetto? No? Da cosa è stato tirato fuori? Come è stato realizzato? Come è stato ideato? Allora, innanzitutto bisogna dire che il progetto di un gioco sul carnevale
aleggiava già da diverso tempo, diversi anni. Infatti, quando la presidenza Marcucci è entrata in carica ufficialmente il primo anno, fu fatta già una dichiarazione del tipo: realizzeremo un gioco sul carnevale. Poi il progetto era rimasto, insomma, lì nel limbo, no? Non si sapeva come, anche perché molti si chiedevano come riusciamo a realizzare un gioco sul carnevale quando i giochi che vengono realizzati in questo momento, soprattutto per le principali piattaforme tipo Xbox, PlayStation e via discorrendo, sono comunque dei progetti abbastanza importanti, no? Hanno anche dei profitti molto grossi e dei costi soprattutto molto grossi, perché vengono sviluppati in maniera, sembrano quasi dei film, no, oggi, sì. Videogiochi a livello anche proprio di costi, e quindi molti si sono chiesti sempre come riusciranno, se riusciranno a fare questo progetto. Poi è arrivato così, quasi dal nulla, perché poi ce lo siamo ritrovato così e ci ha fatto anche piacere, perché in questo momento, no, ovviamente di fermo di tutto, di un carnevale non carnevale che non c'è, si è catapultato questo, incredibilmente, questo Burla Game, che in realtà è un gioco per mobile, per cellulari, iPhone, tablet, insomma, si può scaricare su tutti i supporti fisici che uno può avere all'interno in casa tramite App Store oppure Android. E come nasce, insomma, l'idea di realizzare un gioco di questo tipo e soprattutto con lo stile che ha questo gioco? Perché poi mi interessa anche quello, dato che sono nerdaccio anch'io. Infatti. Mi interessa anche questa cosa qua. Insomma, parla col nerd. È lui il colpevole. No, siamo tutti colpevoli di questa cosa. No, diciamo che quando la fondazione stava cercando appunto qualcuno che sviluppasse un gioco, noi siamo stati subito onesti dicendo che un gioco, come dicevi te, di produzioni cinematografiche non siamo in grado di svilupparlo, ecco. Però noi veniamo da altri sviluppi di videogioco, sempre in 2D, in platform. Il primo videogioco che abbiamo sviluppato è stato per Max Gazzè, e poi abbiamo fatto altri giochi per la Lirica, e quindi diciamo che noi siamo molto appassionati, partiamo dal nostro Mario Bros, no? come passione, quindi fare altro per noi era, cioè, saremmo stati snaturati nel creare qualcosa che non ci appartiene, no? Yeah. E poi niente, diciamo che quello che ci piace di più è la pixel art come da inserire all'interno del videogioco, perché comunque anche in questo modo qui è mantenerlo il più, come si può dire, originale nel senso vero della parola, no? Sì, sì. E quindi rimanere in quegli anni, un po' gli anni che sono anche un po' ritornati di moda anche proprio nella moda, no? E quindi nulla, abbiamo deciso di provare a fare questo gioco con la collaborazione di un artista spagnolo che ci ha permesso di rivederlo in pixel art, ecco, perché tutto quello che vedete è stato realizzato da Francesca, disegnato a mano, perché noi partiamo sempre dal foglio di carta. E poi è stato convertito in pixel art, ecco. E quindi abbiamo fatto una cosa che per noi era naturale, cioè andare sulla pixel art, perché siamo ragazzi degli anni 80, quindi come puoi vedere io sono sempre con i miei controller a testare, a provare, no? con Nintendo, varie cose.
E quindi diciamo che quello che ci è venuto più spontaneo da fare è rimanere su una cosa che ci appassiona, quindi rimanendo sugli anni 80 e prendere come riferimento anche i cavi degli anni 80. A questo punto abbiamo messo insieme... Esatto. Sì, abbiamo fatto una ricerca anche per capire cosa si prestava e cosa sì, no. Sì, cosa poi graficamente sarebbe funzionato. E poi anche le musiche riarrangiate in 8 bit per rimanere... qui si tocca veramente... Io mi sono innamorato, infatti lancio anche un appello alla Fondazione Carnevale: fate fare un album a questi ragazzi di musiche in 8 bit, dalla coppa di champagne in giù, perché la coppa di champagne in 8 bit, io ho tirato un urlo, ho detto no, ci posso credere. Bellissimo, sì. Bellissimo, veramente. No, ma poi l'idea è stata anche quella di, cioè, alla fine a noi ci piace sempre il concetto di artigianalità, no? E quindi alla fine, ovviamente, noi sappiamo benissimo che abbiamo vissuto il carnevale, lo viviamo al 100%, cioè la cartapesta, la colla, le mani che si sporcano, il colore. È un po' poi il concetto del gioco degli anni 80, cioè ora si creano con determinati software super top, ma in quel momento lì era un lavoro assolutamente artigianale creare un gioco, no? Cioè era veramente una roba, sì, quasi sulla carta. Iniziavano a disegnare, no? I pixel sui quadrati sulla carta per poi dopo digitalizzarli, poi come abbiamo fatto noi alla fine. Sì, cioè abbiamo voluto anche giustificare questa scelta in quella maniera lì, cioè trovare questo connubio tra il lavoro sulla cartapesta e un lavoro su un videogioco, che sembra quasi assurdo, ma alla fine... No, ma infatti è una delle cose che secondo me è proprio vincente, no, di questo progetto. La bellezza anche, a me piace tanto il vostro lavoro anche perché non vi concentrate solo sulla tecnologia, ma rimanete su una dimensione fisica, ovvero il foglio di carta penna e acquarelli. Si parte tutto da lì e la bellezza proprio dei vostri lavori è questo. E sì, ovviamente si vede e rispecchia totalmente poi il gioco che avete tirato fuori. Bellissima anche la ricerca, come dicevi te prima, Davide, dei carri degli anni 80, perché un'altra cosa che è stata tantissimo apprezzata dagli appassionati è stata proprio questa, ovvero vedere mascheroni, realizzazioni del carnevale degli anni 80 collegati poi a questo gioco. Veramente bello. Sì, è stato anche difficile perché in realtà noi volevamo metterne tanti di più, però vabbè, certo. Anche fattore tempo, perché ci vuole tanto per disegnarli. Però veramente c'era di tutto, cioè, voglio dire, sono se peschi tra i carri del Baroni, i galli, cioè, galli, la parlando, capito? Cioè non si finiva più, cioè, magari lo spirito potrebbe essere quello di fare una serie di aggiornamenti e allargare questo gioco e reinserire altri carta. Io attendo anche una versione fisica del gioco da inserire nella PlayStation. Magari. Sarebbe bellissimo, veramente. Sì. Comunque già bella l'idea anche di una serie di aggiornamenti. Tra l'altro mi avete fatto ulteriormente felice perché il gioco si conclude con il carro Ricordo di Viareggio del 1973, che è il mio carro preferito di carnevale. Anche il mio. Guarda caso. Poi cacchio, ragazzi, pur la macco, cioè come si fa? Cioè, mito dell'infanzia, capito? Cioè, si conclude. La macco è pur la macco. Infatti c'era il nostro collaboratore che appunto sta in Spagna, che si è dovuto fare una cultura sul carnevale di Viareggio pazzesca, perché noi passavamo... materiali agli osi. Lui come l'ha vissuta questa cosa qui? Cioè, è impazzito, è anche appassionato. Assolutamente sì, cioè, a un certo punto era più nel trip di noi, perché noi alla fine gli parlavamo di una cosa che conosciamo bene, no?
e cioè alla fine gli mostravo delle cose che per me erano già nella vita nostra, però lui vedeva sta roba e si è aperto un mondo. Infatti, poi tra l'altro lui è di Alicante e ci raccontava che vicino a casa sua c'è una roba simile, c'è un carnevale famoso anche lì, però ci diceva appunto bellissimo perché poi gli facevamo vedere le foto dei viali a mare, no? Dopo lì quando vedi le foto dei viali a mare capisci, no, le dimensioni, la grandezza e cioè si è divertito un sacco perché è entrato in quell'atmosfera lì, cioè, a un certo punto era veramente uno Darione. Sì, assolutamente. No, giusto. Ma è la bellezza poi di chi viene da fuori e conosce il carnevale per la prima volta, poi soprattutto se il carnevale gli viene fatto conoscere da persone che lo vivono, no? A 360 gradi e lo sanno che cosa c'è dietro, anche perché una delle cose più belle del nostro carnevale, di tante altre manifestazioni, anche di tanti altri carnevali, ma soprattutto del carnevale di Viareggio, è proprio lo scoprire il dietro le quinte del carnevale, il dietro le quinte di quello che è costruire un carro, realizzare una struttura di cartapesta, insomma tutte queste cose. E sicuramente immagino che nei prossimi carnevali magari anche lui ci verrà a trovare. Assolutamente, c'è stato invitato e a conoscere. Allora, prima di salutarvi, di andare alle conclusioni finali, lanciamo subito il trailer del videogioco, così lo facciamo anche rivedere che cos'è il Burla Game, e poi vi farò un'altra piccola domanda. Quindi andiamo a vedere subito il trailer del videogioco. Ed eccoci qua, allora siamo ritornati, innanzitutto lanciamo subito un appello, scaricate il Burla Game, divertitevi. Dove lo possiamo scaricare il Burla Game, ragazzi? Burla Game lo potete scaricare su Apple Store e su Google Play per Android, e per ora su queste due piattaforme. Ed è gratuito. Ed è completamente gratuito. Ok. Lo troviamo lì, divertitevi perché è veramente un qualcosa di unico, di speciale, una dedica speciale al nostro carnevale. Ragazzi, altri progetti in mente? Perché io spero che questa sia una delle prime cose che potrete fare per il carnevale, perché l'Imaginarium Creative Studio, devo dire che dovrebbe, secondo me, realizzare anche altro per il nostro carnevale, perché avete una cura nei dettagli e un amore soprattutto verso questa manifestazione, verso la nostra Viareggio comunque in generale, che vi fa realizzare queste cose meravigliose. Quindi, ma infatti, magari, se posso dire, come dicevo l'altro giorno in conferenza stampa, noi alla fine lavoriamo sempre fuori, a Viareggio facciamo praticamente niente, però un po' è bellissimo lavorare per la città, però lavorare per il carnevale ovviamente per chi è di qua resta comunque un sogno, no? E quindi questa cosa è veramente una cosa speciale, questo progetto qua è un progetto veramente speciale. Poi, nel senso, in casa mia te lo sai benissimo che il carnevale ha una sua storia che si intreccia con la tua. Esatto. No? E quindi, cioè, mi viene anche pensato che
che è una cosa speciale in quel senso lì, cioè, il mio nonno non c'è più, ma se avesse visto questa cosa qui probabilmente sarebbe impazzito. E, e quindi quello è, cioè, il senso è anche portare avanti una, così, un amore per il carnevale, per quello che ha significato per le nostre famiglie, no? Cioè, noi alla fine l'abbiamo vissuto anche un po' quel periodo là, negli anni 80, dove c'erano le mascherate. C'è sempre, come dico io, c'è sempre un background, no, dietro, che serve poi a sviluppare progetti e a realizzare cose di qualità, perché questo, ragazzi, ora io non è che vi voglio incensare, no, troppo, però lo dico con sincera gratitudine, posso dire così, perché si vede proprio traspare da questo progetto l'amore per la manifestazione, l'amore per il Carnevale di Viareggio, l'amore per la propria città. Si vede che c'è proprio uno studio e una passione intrinseca in quello che avete realizzato, quindi vi faccio ancora di nuovo tanti complimenti, perché ve li meritate quando ce vo, ragazzi. Grazie, però ringraziamo anche la presidente Marcucci e il vicepresidente Marco Sereni, perché si sono veramente fatti in quattro per realizzare questo progetto qua. Cioè, anche il fatto di credere in un'azione di questo tipo, cioè, noi non ce lo saremmo mai aspettato, ecco, di farlo, una cosa del genere, quindi bisogna ringraziare anche loro, perché hanno dato spazio a questo tipo di progetto. Esatto, poi bisogna dire che ci sono stati comunque tanti candidati, no, anche a livello internazionale per realizzare questa cosa, e è stato scelto, giustamente, come si diceva prima, dalla fondazione, un progetto giovane, di una realtà giovane in crescita come quella di immaginare un creative studio, e soprattutto una realtà locale, quindi il premiare anche questo tipo di progetto, questo tipo di azione. Ragazzi, che dire, io vi ringrazio per essere stati qua per questa chiacchierata creativa, nerdistica, mettiamola così. Io spero anche di rivedervi magari anche su un palco, perché, diciamolo, voi siete anche dei musicisti. Oh sì, oddio. Vabbè, ora al di là che avete, no, un po', diciamo, messo in stand-by, no, quella cosa. Sì, 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 diciamo che si è sviluppata più, siamo sempre su un palco, però con le scenografie. Sì, ecco, diciamo che ci puoi vedere su un palco con una scenografia. Va bene, allora attendiamo le prossime opere, le prossime soprattutto scenografie, che sicuramente tirerete fuori, magari un bellissimo progetto. Io vi invito i nostri video ascoltatori anche a andare a vedere il sito di Imaginarium Creative Studio, dove ci sono tutti i vostri progetti, tutte le vostre realizzazioni, le collaborazioni che avete fatto in questi anni, perché veramente merita tantissimo. Grazie ancora, ragazzi, grazie Davide, io vi saluto con il saluto di Burlamacco in 16 bit, ovvero Marameo, eccolo qua. Ciao ragazzi. Ciao. E si conclude qua questa nuova puntata di Carnevalopoli. Io ringrazio ancora una volta Davide Giannoni, Francesca Pasquinucci per essere stati qua in nostra compagnia, averci raccontato un po' il dietro le quinte di questo sviluppo del nuovo gioco del Carnevale di Viareggio. Io vi do l'appuntamento alla prossima puntata, mercoledì prossimo, ore 20, sempre qua su YouTube, sempre su CK Channel. Mi raccomando, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati con i nuovi video.
e noi ci vediamo alla prossima puntata. Però scusate, ma stasera io concludo la puntata tornando a giocare a questo gioco che ormai mi ha appassionato veramente tanto. E allora alla prossima, come sempre Marameo, e andiamo a vincere il Burla Game. Ciao!